Siamo con Massimo Caravita, vicepresidente vicario di Fiavet Nazionale. Una domanda sul contratto con Trenitalia, questa questione appunto ancora in sospeso, a che punto è? Ma dunque, la trattativa con Trenitalia si sta già svolgendo da parecchi mesi. Al 31-12 ha avuto un leggero stop per via anche del sistema informatico Pico che non era ancora a punto ed è stata rimandata al 31 marzo. In occasione della BIT abbiamo avuto un incontro e penso che nelle settimane successive dovremo arrivare ormai a chiusura. Quindi dovendo stilare una tempistica, diciamo, di chiusura o comunque di risoluzione, quando pensa si potrà avere una risposta? Ma la tempistica è difficile anche perché comunque il braccio di ferro c'è. Ovviamente noi dobbiamo tutelare le nostre agenzie di viaggio e la parte di Trenitalia è fondamentale per parecchie agenzie di viaggio e quindi soprattutto la parte commissionale è un aspetto che richiede massima attenzione e quindi è una prerogativa indispensabile per la chiusura del contratto. Lei ha dichiarato anche di volersi impegnare molto sulla questione del trasporto aereo, in particolare in casi di insolvenza, per dare garanzie agli operatori e ai clienti. Concretamente, quali saranno i prossimi step? In cosa si vorrà impegnare Fiavet? Sì. Come vicepresidente vicario ho la delega ai trasporti, che ovviamente è un aspetto molto delicato per le agenzie di viaggio, per la maggior parte delle agenzie di viaggio. E i vettori sono ultimamente stati attori protagonisti purtroppo di vicende non positive, mi riferisco a Spanair piuttosto che Malev. Quindi è evidente che se da una parte le agenzie di viaggi tutelano la IATA e le compagnie aeree nei pagamenti con varie fideiussioni, non è altrettanto vero il contrario. Quindi se un vettore purtroppo fa default, l'agenzia di viaggio e i passeggeri di quell'agenzia di viaggio si trovano purtroppo senza nessuna tutela e questo per noi è un aspetto che ovviamente non è ammissibile e su questo noi stiamo lavorando in maniera precisa sia con gli enti e le autorità competenti che con le assicurazioni per trovare delle strade per risolvere questo problema. Quando pensa si potranno avere i primi sviluppi, diciamo, in concreto, quando avrà delle notizie su questo fronte? Ma noi adesso abbiamo tutta una serie di step da dover percorrere anche interni, che è la nomina per esempio della Commissione Trasporti che seguirà proprio specificatamente come primo punto questo. Io ritengo che ancora ci vorrà qualche settimana perché comunque gli appuntamenti interni, come dicevo prima, ed esterni sono in ogni caso importanti e vanno rispettati. Iniziato il nuovo corso di Fiavet Nazionale, la sua opinione, il suo commento, il suo augurio? È un nuovo corso che la Fiavet Emilia Romagna, della quale io faccio parte, ha fortemente voluto. Il nuovo corso prevede sostanzialmente nuove figure all'interno della giunta, a partire da me, ma ovviamente anche come altre persone come l'Appennino, che è della Liguria, e la Bolgia, che è del Trentino, e vede soprattutto una nuova dimensione, una nuova gestione della parte della giunta. La giunta che viene a riportare al Consiglio, che è sovrano per noi, oltre che l'Assemblea ovviamente, tutte le decisioni e le linee strategiche. Quindi non più un protagonista o due protagonisti, ma un collettivo, un insieme di persone che lavorano per lo stesso obiettivo.